E va bene, dobbiamo ammetterlo, lo abbiamo sottovalutato. Abbiamo sottovalutato il coronavirus. Anche il governatore della regione Lazio, Nicola Zingaretti, il presidente della regione Piemonte, Alberto Cirio, sono risultati positivi al coronavirus. È subito diventata virale la critica mossa al governatore Zingaretti per aver partecipato all'aperitivo antipanico organizzato dal sindaco di Milano Beppe Sala il 27 febbraio. Proprio Beppe Sala aveva infatti lanciato la campagna Milano non si ferma, perché l'economia non poteva fermarsi proprio a Milano. Milano! Minchia, ma come fai a bloccare Milano? Si voleva lanciare un messaggio, si voleva reagire, lo capisco. Ma incentivando ad uscire di casa per tornare a fare le proprie cose normalmente, si aumentavano le probabilità di contagio. Ieri anche lui invece ha chiesto di usare il buon senso e di non uscire se non strettamente necessario, coerentemente con i decreti firmati dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il 4 e l'8 marzo. Così come il decreto del 9 marzo, con il quale tutta l'Italia viene messa in quarantena. Italiani. Capisco le famiglie, i giovani che nel tempo libero sono soliti andare nei centri commerciali. Tutti abbiamo sottovalutato il coronavirus e abbiamo adottato due atteggiamenti estremi. Da una parte chi si è fatto prendere dalla psicosi e si è immediatamente barricato in un bunker con tanto alcol, la ricetta della torta della nonna accanto alla ricetta della mughina del professore Bressanini e tante tante provviste. E chi invece ha sottovalutato il virus, mostrando indifferenza e audacia, uscendo normalmente con gli amici per partite di calcetto, birre, rutti e cinema. Qual era l'atteggiamento più sicuro in questo caso? Sicuramente il primo, sebbene anch'io lo abbia sottovalutato e condannato. Ma anche è anche vero che non mi trovavo nella zona rossa. E proprio nella zona rossa il secondo atteggiamento sembra aver condannato l'Italia alla situazione che stiamo vivendo attualmente. Il fare finta di niente, l'esorcizzazione della paura, sono stati atteggiamenti nocivi, perché la gente ha continuato a frequentare locali affollati, soprattutto a viaggiare. Pensiamo al caso di Roseto in Abruzzo, dove si è rifugiata una famiglia brianzola, o al caso palermitano della turista bergamasca, ecco. L'atteggiamento di Milano non si ferma era sbagliato, non puoi lanciare un messaggio del genere da una zona rossa o arancione, ma chi poteva saperlo? Chi poteva avere la lucidità di ripensare creativamente alle proprie abitudini, scoprendo modalità nuove aperte proprio dal digitale? Ecco la più grande eredità di queste disposizioni sbagliate. Da casa si può fare tutto, si può raggiungere qualsiasi luogo, è possibile lavorare, ma anche studiare, è possibile ordinare la spesa, guardare e commentare film e serie TV, chattare, giocare, non si rimane mai da soli in casa, grazie alla rivoluzione dei social media. Siamo sicuramente entrati in un periodo buio, in un tunnel. Ancora non riusciamo a capire quando arriverà la fine, ma come direbbe Geppi Cucciari, se non riesci ad uscire dal tunnel, arredalo. E ha proprio ragione, il nostro tunnel è già arredato. Una casa con una connessione a internet è in grado di portarci ovunque. Quindi, al nostro apparente isolamento fisico non corrisponde necessariamente un isolamento sociale. I tanto odiati social media ora sono il nostro collante. Questo non vuol dire sostituire le relazioni digitali con le connessioni reali, ma che vanno legittimate anche le pratiche educative, comunicative, terapeutiche e culturali che si possono condurre online. Questo è il momento opportuno per capirlo. Finalmente lo smart working, dopo anni di ombra, viene approvato dall'opinione pubblica e tutte le aziende pubbliche e private sono state sollecitate a sperimentare soluzioni simili. Forse è il momento adatto anche alla legittimazione delle professionalità di influencer, videomaker e content creator. Dopo lo smart working potremmo trovare soluzioni alla didattica a distanza, pensando agli studenti delle scuole e dell'università che devono recuperare lezioni e svolgere esami, nel caso in cui dovessimo rimanere ancora per tanto tempo in quarantena. Come faranno? Conosco bene le difficoltà dei docenti di ogni ordine e grado nel concepire la didattica a distanza. E sia la scuola che l'università stanno cercando velocemente di fornire supporti adatti alla didattica a distanza. Vi lascio anche il link a questo bellissimo articolo del Corriere della Sera, dove viene riportata la lettera di una docente di lettere presso un istituto superiore, che parla delle difficoltà che i docenti incontrano in queste modalità digitali di insegnamento. Questi docenti sono stati costretti proprio in questi tempi difficili e con una grande pressione addosso ad aggiornarsi molto rapidamente. Potremmo finalmente concepire anche la psicoterapia su Skype, così come appunto le lezioni e i corsi online. Toglieremo lo stigma negativo sui social media. D'altronde, questo momento di isolamento è il momento adatto alle riflessioni, ai commenti e ai buoni propositi. Sono delle vacanze obbligate.
Vacanza, infatti, viene dal latino vacus e significa vuoto. Per poter riempire questo vuoto, tutta l'Italia deve aggiornarsi. Deve capire che possono esistere metodi per studiare, lavorare, svagarsi, comunicare, vivere attraverso il mondo digitale. Lasciando alle spalle le condanne, lo stigma, atteggiamento di difesa comune in chi non vuole scoprire la novità, in chi non vuole comprendere la novità. Certo, dovremmo stare attenti agli abusi che si fanno ai social media ed educare ad un corretto uso di internet, ma non possiamo più sottovalutare l'universo di cose che possiamo fare grazie ai social media. Pensiamo anche ai video diffusi viralmente con l'hashtag Io resto a casa, restate a casa. Qui hanno aderito tantissimi artisti come Fiorello, Alessandro Borghi, Jovanotti, Ligabue, Emma Marrone, Noemi, Antonella Clerici, Laura Pausini. Pensiamo alla canzone di Giuliano San Giorgi che invita a stare a casa per evitare contagi. Pensiamo al video di Frank Matano, in cui chiama un'anziana signora per trascorrere un po' di tempo al telefono con lei, giocando a parole crociate. Ecco, questo è il momento di stare a casa e reinventarsi, di rimettere in discussione tutta la nostra quotidianità. E ci riusciremo, magari inventando qualcosa di straordinario. Mi raccomando però, con l'ultimo decreto la gente si è fatta prendere di nuovo dal panico. Facciamo attenzione a questo contagio emotivo, perché produciamo davanti ai supermercati nuove folle che possono essere pericolose per i contagi. Ecco, cerchiamo invece di evitare gli assalti ai forni manzoniani e le spese selvagge, ma usciamo soltanto se strettamente necessario. Vi lascio infine il pezzo del film The Third Man del 1949. In Italy, for 30 years under the Borgias, they had warfare, terror, murder, and bloodshed, but they produced Michelangelo, Leonardo da Vinci, and the Renaissance. In Switzerland, they had brotherly love. They had 500 years of democracy and peace, and what did that produce? The cuckoo clock.